oggi è venerdì, dovrebbe essere diciannovesima tappa, partiamo da Campigna per andare a Camaldoli. Sarà l'ultimo tratto di salita e dopo sarà tutta discesa, sembra, dicono. C'è una guida che ci ha detto questo, ma non ci crediamo. Pronti via, oggi siamo già subito nella foresta, davanti Carlo, Paolo a fare strada, dietro un po' affaticato, già dopo mezz'ora della partenza arriva Claudio. Eccolo lì, 400 km abbiamo percorso fino adesso, siamo a 1255 metri, foresta casentinese, 400 km, due uomini solo con le loro gambe e la loro follia. Ci sono momenti importanti nella vita di un uomo e sono quelli come questi. Abbandoniamo la provincia di Forlì per andare in quella di Arezzo, abbandoniamo l'Emilia Romagna per andare in Toscana. Questo è il mitico sentiero 00. Camminiamo sul crinale degli Appennini. Di qui a sinistra c'è la Romagna, in mezzo il sentiero 00 e a destra la Toscana. Anche nel mezzo della foresta casentinese, Claudio parla al telefono, mezzo agli Appennini, massimo della natura, e lui tecnologico. Siamo a 1485 metri, salita è dura, la velocità quindi è bassa. Siamo arrivati a Poggio Scali, 1500 metri d'altezza, ma c'è una collinetta davanti. Cerchiamo di andare su perché sarà il punto più alto di tutta la Marcetta e perché dovrebbe esserci una vista della Romagna e della Toscana da questa parte. Qui c'è la Romagna, giusto? Queste colline, questa montagna Romagna di qua. Sì. E invece se andiamo di là, Toscana. troviamo la Toscana, quella là. Siamo accampati qua a Poggio Scali a mangiare in mezzo proprio alle montagne, la Romagna, la Toscana. Sono arrivati anche due ragazzi olandesi, guarda qua Marco, Paolo che mangiano, abbiamo appena finito di mangiare. Poggio Scali, arriva Carla, da dove arrivi? Dal passo da calla. E sei venuta a cercare noi? Però parla bene, senza Se vuoi che dica così, lo dico. No, non sei venuta a cercare noi. Sì e no. Scusa, tu hai visto su internet cosa? Uno fa un'ora di cammino per trovarsi questo telefonino puntato contro. Certo, è così, eh. E sulla strada per Camaldoli troviamo Franco che ci sei venuto incontro da Camaldoli. Sì. Com'è andata? In salita. Sei sudato come un maiale? Più o meno, No, no, anche più. peggio. Sì. Siamo usciti dal bosco, siamo prato adesso, il gruppo è aumentato. Marco, è arrivato anche Franco, dietro Claudio, Carla, Carlo e Paolo. Ecco qua, tutto il gruppo sgranato, 7, 8, quanti siamo oggi? Beh, sembra veramente un gruppo di escursionisti esteri. Prima di arrivare a Camaldoli, passaggio al Sacro Eremo. Arrivati all'eremo di Camaldoli incontriamo Ceratti. Perché sei venuto? Perché devo fare un pezzo della marcia insieme con gli altri. Quanto? E poi domani un po', poi forse dopodomani, e poi chissà. Momento davvero difficile.